Una campagna nazionale di raccolta firme per mettere fuori gioco le false cooperative. Si chiama appunto Stop alle false cooperative ed è stata portata avanti dall'Alleanza delle Cooperative Italiane, che è riuscita a raccogliere oltre 100.000 firme in tutta Italia in 6 mesi, da maggio a ottobre, e le ha già depositate alla Camera dei Deputati. Anche l'Umbria ha contribuito al successo della campagna con 3.100 firmatari della proposta di legge che chiede al Parlamento italiano di approvare una legge con misure più severe e incisive per combattere il fenomeno. Hanno sottoscritto in Umbria, oltre il Presidente della Regione, anche i sindaci, molti sindaci dei principali comuni dell'Umbria. Quindi credo che possiamo essere soddisfatti come Alleanza delle Cooperative in Umbria. Non ci fermeremo qui, perché credo che l'altro obiettivo che ci poniamo è quello di lavorare per cercare di intervenire con un altro elemento distorsivo del mercato, che sono le gare d'appalto col massimo ribasso, che noi crediamo che questo inquina il mercato e crea quelle situazioni di illegalità che poi sono state uno degli elementi che in questi mesi ci hanno tenuto, rispetto ai mass media, al centro dell'attenzione. Le false cooperative, infatti, sono imprese che utilizzano in modo improprio la forma cooperativa, offrendosi a prezzi più bassi di quelle che agiscono correttamente. Pagano meno i lavoratori, non adottano le misure di sicurezza nei posti di lavoro, spesso eludono il fisco, chiudendo e riaprendo più volte le attività sotto un nuovo nome. Il viaggio nell'Umbria della buona cooperazione, questo è il nome che ha assunto nel territorio regionale l'iniziativa a sostegno della campagna nazionale, ha toccato diverse tappe, tra cui Terni, Spoleto, Gualdo Tadino, Umbertide, Città di Castello, Perugia, Bastia Umbria e Marciano, e non intende arrestarsi. Andando fra la gente abbiamo avuto modo di presentare i veri valori, i talenti che la cooperazione produce ogni giorno, facendo scoprire alla gente comune che una persona su tre in Umbria ha contatti o è socio di una cooperativa, spesso senza saperlo, perché ne usufruisce in termini di servizi per la propria famiglia, per i propri anziani, compra prodotti cooperativi, mangia prodotti agroalimentari prodotti dalle nostre cooperative. Questo produrrà valore anche nel futuro. Noi continueremo a partire dalla raccolta firme, perché il valore della cooperazione non è un valore solo aziendale, ma un valore comunitario che tende a partecipare a una dimensione aziendale alla comunità, e quindi il viaggio continuerà soprattutto a contatto con la gente per condividere sempre di più le ragioni di un buono strumento di fare impresa partecipata.